Beh, allora, ho la fortuna di avere un vice sindaco vicino di casa. Mi è arrivato un comunicato stampa dell'amministrazione che stanno per dare, cioè, c'è la volontà di dare, diciamo, alcuni mobili comunali alle associazioni. Allora, l'ho chiamato e ho detto: puoi fare un salto e così facciamo un'intervista al volo. Sì, certo, ho accolto subito la richiesta di Andrea. Buongiorno a tutti. Abbiamo adottato un provvedimento veramente importante e rivolto al terzo settore e al mondo del volontariato che è molto attivo in città. E daremo degli immobili che erano lasciati nel degrado e vuoti appunto alle associazioni del terzo settore. Si tratta di un immobile che è in via Lisonzo, lo daremo all'Avis dopo 20 anni che facevano la richiesta di poter avere una sede. E poi daremo tutto il primo piano della scuola di Brondolo alla Croce Rossa e poi anche un impianto sportivo di Cabianca a un'associazione sportiva che si chiama Hurricane che farà dei nuovi impianti. Poi c'è anche il comitato Tutti in Festa di Sant'Anna che potranno utilizzare il primo piano dell'ex scuola primaria, quindi, che poi concederanno ad altre associazioni sempre della frazione. Quindi un provvedimento veramente rivolto al mondo del volontariato e anche prosegue il nostro intento che è quello di valorizzare il patrimonio comunale e non lasciarlo nel degrado. Se ti ricordi, Andrea, lo stesso vale per il centro minori e lato est che l'abbiamo dato all'associazione che adesso sta facendo un'attività scolastica, e lo stesso vale per i Vigili del Fuoco. Adesso anche vogliamo concludere con la Turatti. Vediamo se come ultimo provvedimento del Consiglio riusciamo ad inserirlo, quindi riuscire a valorizzare e quindi quelle famose cattedrali nel deserto di cui parlavamo proprio 5 anni fa in campagna elettorale, tanti immobili siamo riusciti a recuperarli. Sì, perché questi immobili, cioè noi li abbiamo visti, se non vengono utilizzati, poi ci arrivano i vandali, c'è il degrado, invece così assegnandoli, anche il campo sportivo che dicevi prima di Di Cabianca. Cabianca è praticamente una foresta, c'è il nostro amico Gianfranco Che lo Turcato che saluto, che chiama, lo che le saluto. luci, le strade, la fogna, è una delle cose, era Ma questo campo sportivo, serve questo civismo anche da parte, come hai detto prima, di sì. Certo. Gianfranco per riuscire a dare quell'input all'amministrazione per recuperare Certo, immobili certo, come certo. quelli che ho elencato fino adesso. Certo, speriamo appunto che vengano utilizzati, perché quel campo era utilizzato, ma ormai sarà 4-5 anni che non lo Aggiungo, utilizzano. Andrea, per completezza di quello che ho detto, che è stato fatto attraverso un bando. Quindi c'è stato un bando pubblicato, le associazioni hanno presentato un loro progetto e è stato scelto il progetto quello più idoneo. Perfetto, io direi basta così, ti ringrazio Gra grazie e buon proseguimento di campagna a te. elettorale. Grazie.